Dunque, oggi mi è successa una cosa di questo genere. Un cliente mi chiama per andare a scegliere un paio di cose insieme e quando arrivo mi dice che ha aperto una nuova società. Questa nuova società aveva già un logo e un nome. Un logo perché hanno già una grafica di riferimento che gli ha seguito tutte le brochure, il logo precedente, quindi ha deciso di affidarsi ancora a lei, nessun problema, e ha scelto il nome aziendale. E tutta una serie di scelte stilistiche senza prima contattarmi. Cosa succede? Che l'azienda ha un nome composto da due parole che sono molto comuni. Al che chiedo, hai già registrato il dominio? Perché avevano intenzione di realizzare un sito specifico per questa seconda azienda. Chiaramente lei cade dal pero e mi dice: no, sarà libero. Allora io dico. Perché non mi hai contattato prima di scegliere il nome aziendale? Non tanto per dirmelo, perché con la tua azienda puoi fare quello che vuoi, ci mancherebbe, ma solo perché io potevo già verificarti in diretta la disponibilità di un dominio ed eventualmente fare una ricerca di anteriorità per capire se c'erano già aziende con quel nome o con un marchio registrato che operano nello stesso settore e quindi ti avrebbero poi procurato dei problemi per operare e fare pubblicità. Queste piccole ricerche che non sono brevissime da fare, ma sono doverose da fare, vi permettono di lavorare con serenità e di scegliere il nome giusto. E adesso entriamo un po' nel merito della scelta del nome. Perché vi parlo di questo? Perché scegliere il nome aziendale non è una cosa da 2 minuti. Allora, ci sono alcune persone che buttano delle idee su carta, in modalità brainstorming, che può essere un primo passo, e si innamorano di una di queste scelte. Primo problema, quello che abbiamo affrontato prima. Non sappiamo se è già esistente, non sappiamo se c'è un marchio registrato, non sappiamo se il dominio è libero. Adesso, al di là che vogliate o meno fare il sito internet, visto il costo del dominio per tenerlo parcheggiato solo un anno, conviene verificare che sia libero. E questo è il primo discorso. Poi la ricerca di anteriorità è doverosa per un marchio registrato, un brevetto, tutto quello che può succedere e quindi ne abbiamo già parlato. E poi il nome in sé deve avere sia un significato per l'azienda, quindi rappresentare molto bene quello che fa, oppure avere un bel suono, oppure avere un significato particolare all'interno di quella categoria. Adesso poi faccio un paio di esempi così ci capiamo bene. E quindi la scelta del nome deve avvenire con un criterio, cum grano salis, diciamo. Cioè, sostanzialmente bisognerebbe, oltre a fare il primo brainstorming, diciamo istintivo, giusto per avere una serie di nomi che ci piacciono, fare alcuni ragionamenti che ci permettono di fare delle scelte oculate e che durino nel tempo. Vi faccio un esempio. Ci sono dei nomi di aziende che di solito riprendono il nome del titolare. L'esempio è la Ferrari che ha il nome del fondatore, posso dirvi Barilla, posso dirvi Lavazza, posso dirvi tutta una serie di aziende, Ford che ha il nome di Henry Ford, tutta una serie di aziende che ha il nome del titolare e hanno scelto di tenere quello come marchio aziendale. Nessun problema, se non c'è niente di simile nello stesso settore non avrete nessun problema. Poi ci sono dei nomi invece che trattano la categoria, per esempio la Volkswagen, che significa auto del popolo, è un nome che, a parte che in tedesco, essendo una macchina tedesca, ha un significato molto forte, per noi molto meno, sembra solo un marchio e basta, per loro, conoscendo la traduzione istintivamente, cioè naturalmente, perché sono di madrelingua, ha un significato molto forte macchina del popolo, quindi l'utilitaria di fascia media per tutti, eccetera, eccetera. Una rivoluzione un po' nell'auto, nel mondo dell'auto, la Volkswagen. Ecco che quindi hanno scelto un nome di categoria, diciamo, no? Che rappresenta che tipo di prodotto è, l'auto del popolo. E la inserisce anche in una certa fascia di mercato, automaticamente. Scusate. Quindi, detto questo, hanno scelto o nomi di famiglia, oppure nomi di categoria, oppure nomi inventati, che però hanno un significato di senso compiuto. Per esempio, Apple, che ha il simbolo della mela, è un nome che col computer non c'entra niente, quindi non è un nome di categoria, però Apple ha un significato che è la mela. La mela è il loro marchio e da lì c'è tutta una storia, però non riguarda assolutamente la tecnologia, i computer, eccetera. Quindi quando nasce Apple e gli danno quel nome, non ha niente a che vedere con il prodotto. Windows, invece, per esempio, per rimanere un po' in tema di concorrenti, Windows, per esempio, rappresenta le finestre che si aprivano sul computer, perché era il primo programma con queste finestre, eccetera, eccetera. Quindi hanno scelto un nome che riguarda cosa fa il programma. Detto
Ecco che si possono scegliere tutta una serie di prodotti, cioè scusate, di nomi che riguardano magari i prodotti specifici. Ad esempio, se prendiamo il Vetril, è un nome che deriva da vetro e da brillante, Vetril, vetro brillante, e hanno scelto un nome che rappresenti più o meno quello che fa il prodotto, ma suona bene e non è un nome di senso compiuto. Poi c'è Mastro Lindo che dà l'idea di forza, c'è Idraulico Liquido, c'è Anitra WC, diciamo tutti questi prodotti per il bagno hanno tutti dei nomi un po' che rappresentano quello che fa oppure rappresentano la caratteristica del prodotto, ma sono stati scelti chiaramente con la visione a lungo termine di entrare nella testa della gente e essere facilmente comunicabili, perché Anitra WC è facilissimo, WC è il nostro water, Anitra perché è la forma del contenitore che può spruzzare anche verso l'alto, quindi c'è questo becco, questo come il collo delle anatre, dei cigni, eccetera. Ecco che ci sono tutta una serie di strategie nella scelta del nome che vi permettono di fare delle scelte molto più sensate e molto più durature. Invece ci sono dei nomi che sono buttati lì per caso e ne avevo già parlato forse in uno dei primi video che ho fatto qua su online. Ci sono dei nomi che sono buttati a caso e poi hanno degli effetti abbastanza negativi, con i quali poi ci si scontra tutti i giorni, perché il nome deve essere poi pubblicizzato, deve essere pronunciato, deve essere scritto, si presenta nella mail, quindi non è che il nome aziendale poi sparisce, il nome aziendale ve lo portate dietro per sempre. Ultima questione, mi chiedevano se il marchio deve avere lo stesso nome del dominio, il dominio stesso nome del marchio, dell'azienda, della ragione sociale, eccetera. Assolutamente no. Se avete una ragione sociale, vi faccio l'esempio del Carrefour. Ad Aosta la filiale Carrefour ha come ragione sociale Mirto 92 SRL. Chiaramente l'azienda è Carrefour col marchio Carrefour e apre una filiale con questa divisione, con questa sotto, cioè diciamo con questa SRL gestita e quindi hanno una ragione sociale che è completamente diversa dal marchio principale. Per quanto riguarda il mio cliente, quindi è stato fortunato perché il nome a dominio era libero, ce n'erano alcuni simili, quindi poi si dovrà andare a vedere che cosa fanno questi simili e cosa, se sono puramente concorrenti e se non c'è un marchio registrato, perché suonano nella maniera praticamente identica, però il nome è abbastanza azzeccato, quindi cercheremo di andare avanti con questo nome. Fatto sta che prima di scegliere il nome avrebbe senso dare un colpo di telefono e dirmi: Fede, mi controlli se questo nome è libero?